L'estrema povertà che abbiamo vissuto ha causato infelicità e difficoltà nella nostra vita. Ho cresciuto i miei due figli da sola e vivevamo solo con i miei genitori. Era una piccola casa ed eravamo 20 persone lì dentro. Potete immaginare il chiasso e il caos. Spesso mi trovavo coinvolta nei litigi, soprattutto quando vedevo che non trattavano bene il più piccolo dei miei figli, che ha la sindrome di Down. Ma dopo aver conosciuto questo popolo del Vangelo, abbiamo avuto il centuplo, quando, sempre grazie all'aiuto di questi nuovi amici, ci è stata offerta la possibilità di acquistare un appartamento e con la dignità dei figli di Dio ci siamo trasferiti in questa nuova casa. Una famiglia ed una casa, ma anche una comunità che si forma, un tessuto sociale che tesse le sue trame unendo singoli e famiglie, un'umanità che si ritrova e si ricompone. Questo evento è nato grazie alla grande intuizione di Chiara Lubick. Momento culminante il messaggio conclusivo di Chiara, attraverso il quale la sua parola ha potuto raggiungere, commuovere ed infiammare il mondo della famiglia. Auguro a tutti voi di essere così, di essere testimoni sempre e ovunque di questo amore che costruisce la pace. Come una grande rete che avvolge il mondo intero, il Family Fest ha portato attraverso l'etere la forza dell'unità per rinnovare ogni rapporto nella vita della famiglia. Su un unico palco mondiale sono sfilate culture e generazioni a confronto in un intreccio coinvolgente che ha dato visibilità alla famiglia, portatrice dei valori ideali nella società, e ha mostrato al mondo la bellezza sempre nuova dell'amore umano, che nasce dal cuore di Dio e rende gli uomini tutti fratelli.